al TG regionale di Toscana TV. Il tempo stabile con l'alta pressione e il permanere di temperature rigide renderanno possibili gelate notturne nei fondovalli più interni della Toscana. Per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità per la notte tra il 5 e il 6 gennaio, con durata fino alle 9 di domani. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena. Saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Possibili anche localizzati problemi negli spostamenti e temporanei problemi alle reti di distribuzione di servizi. Perde la targa dell'auto e viene rintracciato a casa. Un trentenne cuoco fuggito stamani dopo un incidente stradale tra Borgo Ognissanti e l'incrocio con via Maso Finiguerra a Firenze. L'incidente è stato notato da un equipaggio del nucleo aeromobile di Firenze, poiché c'era uno scooter a terra con il conducente, 45 anni, che per fortuna non è rimasto ferito. L'uomo è stato multato e gli è stata ritirata la patente perché stava guidando anche in stato di ebbrezza. Torna a colpire a Firenze con un'altra performance a sfondo artistico l'uomo della Repubblica Ceca, 52 anni, già autore di flash mob personali in città. Questa volta ha scalato fino a un'altezza di quasi una decina di metri un albero di Natale realizzato da Mimmo Paladino in piazza Santa Maria Novella, spiegando poi alla polizia di aver agito in solidarietà con il celebre artista italiano perché l'opinione pubblica e i media non hanno adeguatamente apprezzato la sua opera. È lo stesso uomo che aggredì Marina Abramovic. Epifania, domani torna la cavalcata dei magi, il servizio. Come da tradizione a Firenze il 6 gennaio per l'Epifania torna la cavalcata dei magi, il solenne corteo con decine di figuranti. La manifestazione alla sua 24esima edizione dell'epoca moderna è organizzata dall'Opera di Santa Maria del Fiore e si rifà a un'antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la Festa dei Magi. Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della cattedrale, l'Opera del Duomo ha voluto riprenderla. Un solenne corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell'affresco di Benozzo Gozzoli, attraverserà il centro di Firenze, partendo da Piazza Pitti alle 14 per arrivare in Piazza Duomo. Dalle 14.30 in Piazza Duomo il coro delle voci bianche della Cappella della Cattedrale di Firenze intratterrà il pubblico con canti natalizi. Dopo l'arrivo di tutto il corteo ci sarà il saluto dei figuranti e l'offerta dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino nel presepe vivente. All'intervento di Luca Bagnoli, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, seguirà la lettura del Vangelo e il saluto del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che parlerà del significato dell'Epifania accogliendo una rappresentanza dei bambini delle parrocchie della diocesi fiorentina. Il soffitto, metafora del cielo. Per la prima volta il gabinetto dei disegni e delle stampe e degli uffizi dedica una mostra ad un singolo elemento architettonico. Rachele Campi. Le gallerie degli uffizi hanno la collezione più grande e più importante di disegni preparatori per dei soffitti rinascimentali, anche dei studi da soffitti antichi, e quindi si possono studiare in questa mostra anche tutta una serie di ispirazioni che vengono dall'antichità classica e vengono recepiti dai artisti rinascimentali a Firenze, a Roma soprattutto, e infatti in questo frangente ci sono tante opere di artisti che normalmente non si vedono, da San Gallo a Giorgio Vasari, anche un capolavoro di Michelangelo Buonarroti. Tuttavia abbiamo anche dei frammenti, degli elementi di soffitti originali del Cinquecento e anche una cosa rarissima, per la prima volta esposta dopo
il ritrovamento, una parte di un soffitto antico da Ercolano, restaurato appositamente e portato dai colleghi di Ercolano qui a Firenze. La mostra si conclude con due opere contemporanee che interpretano i cieli del Rinascimento, i soffitti che furono metaforicamente chiamati cieli nella lingua del Rinascimento, così come tra l'altro anche in altre lingue europee e non europee. Un libro sulla Toscana da bere, vediamo. Nella pausa caffè di oggi ci occupiamo della Toscana da bere, infatti raccontiamo il libro di Marco Gemelli e Federico Bellanca per il Forchettiere Edizioni Toscana da bere. Viaggio tra i cocktail bar, le storie e i luoghi della mixology. La mixology adesso va molto di moda e Marco ci racconta quali sono i punti di riferimento della Toscana. Beh, hai detto bene, il movimento del bere miscelato sta vivendo un periodo d'oro a livello nazionale e in Toscana in modo particolare. Pensiamo alla Florence Cocktail Week che da qualche anno anima le primavere in città. Da lì l'idea di un compendio, di una guida dei migliori 70 cocktail bar sparsi un po' in tutta la regione. Ora, su città grandi come Firenze il gioco è anche abbastanza facile, c'è una bella abbondanza, ma siamo andati a recuperare, io e Federico Bellanca, anche piccole strutture da una parte all'altra, dalla costa all'interno della Toscana, inserendo appunto i cocktail più particolari, i cocktail bar più significativi, insieme a un po' di interviste, personaggi e storie aziendali. Ci sono anche dei racconti sui produttori che magari fanno prodotti del territorio, relativi ovviamente alla produzione di alcolici. Sì, Daniela, questa è stata forse la parte più interessante e meno scontata del lavoro. Andando a cercare fra i piccoli e medi produttori di distillati di liquori in Toscana, abbiamo scoperto tante realtà imprenditoriali curiose, dal Vermouth che poi è diventato campione del mondo, al Club del Negroni, all'unico affinatore di rum presente in Toscana, che non è zona di rum e via così. Quindi un viaggio letterale davvero attraverso non solo quello che c'è nel bicchiere, ma anche tutta la storia che fa da preludio poi al drink vero e proprio. Vi consiglio Toscana da bere per avere delle idee per i vostri serate a giro per la Toscana e, perché no, berlo magari leggendo questo libro. E veniamo allo sport calcio. Alla vigilia della trasferta della Fiorentina a Bologna parla l'allenatore della squadra viola, sentiamolo. Abbiamo iniziato a lavorare, c'è da dire che io non ho la bacchetta magica né la presunzione, mi conoscete come sono, non sono un tipo presuntuoso, ma a me piace che le cose siano fatte sul campo, lavorate sul campo, con lavoro, con conoscenze, con applicazione. I ragazzi stanno dando grande disponibilità e di questo devo fare i complimenti e sono molto contento. E poi è capitata una situazione anomala, che dopo a volte capita un cambio dopo una sosta, no? E quindi hai due settimane per poter lavorare. A me è capitato proprio una cosa che magari è un po' anomala, perché sono arrivato ma c'erano 8 giorni liberi e quindi io, i giocatori in effetti sono solo 7 giorni che sono con me alla fine, e quindi abbiamo fatto questi 7 giorni di allenamenti. Mi auguro, sono stati, ripeto, dei giorni belli, intensi, nei quali abbiamo messo diverse nozioni, no? Sia sotto l'aspetto fisico che tecnico e tattico della fase difensiva e offensiva, e quindi ora sono curioso anch'io di poter verificare quello che loro hanno potuto apprendere, per poi andare ovviamente a dare continuità a questo lavoro e poter far sì che loro al più presto la squadra possa diventare figlia del suo allenatore. Sappiamo la forza della squadra avversaria, la forza
di questa squadra di Sinisa, che ha fatto un grandissimo lavoro già dallo scorso anno, quindi è una squadra che si conosce bene, che già è diventata figlia del suo allenatore, quindi per quello che fa sul campo, sa fare sul campo nelle due fasi, per l'atteggiamento che ha avuto nella crescita, no? In questo percorso col suo allenatore, e quindi va dato grande merito, e le conoscenze nel calcio sono un fattore importante, perché poi ti portano ad avere subito, saperti come ti devi muovere, dove è il compagno, e quindi quello ti fanno guadagnare tempo, spazio, profondità, giocate, e quello è dove vogliamo arrivare noi. Io innanzitutto, come vi dicevo in sede di conferenza stampa, no, nella prima di presentazione, appena sono arrivato alla vigilia di Natale ero qui e ho parlato subito con Federico, sapevo che era qui, quindi ho fatto due chiacchiere, e quindi ho subito detto quello che mi aspettavo da lui, quello che volevo e quello che mi aspetto da un giocatore, da un ragazzo, non dimentichiamo che è sempre un ragazzo, della sua abilità, della sua qualità. Mi ha dato grande disponibilità, anzi rimanendo qui per le vacanze ha dimostrato quanto ci tiene, no? Alla sua professione, alla Fiorentina, e quindi in questo senso io sono soddisfatto del suo primo percorso di lavoro con me e sono convinto che lui rivedremo presto, insomma, il Chiesa che conosciamo, quindi sono fiducioso in questo senso. E ora sentiamo il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, che spera in un bel regalo da parte della Befana. Quando ero bambino in Italia io non prendevo mai regali dalla Befana, erano sempre ceneri e carbone, okay? Ora mi aspetto qualche cosa domani, no? Ecco, cosa si aspetta? Punti. Ha avuto modo di vedere Giuseppe Iachini, il nuovo tecnico, cosa l'ha colpita di questo allenatore della Fiorentina? Che ci ha spinta, grinta. È forte, duro, so che ha allenato i ragazzi questi giorni forte, a me mi piace, tipico com'era Rocco. Com'è Rocco? Ancora lavora, no? Abbiamo visto anche un Chiesa particolarmente sorridente, sì, l'ho visto, ha parlato pure molto con lei, le ha fatto i complimenti, sì. Ha rigenerato questa ragazza. Sì, sì, speriamo, vediamo che succede qui, ok? Ma sono contento di lui, della squadra, dello staff, di tutti quanti qui. Senta Presidente, è inutile girarci intorno. Ma che ovviamente vuoi? Ci aspettiamo da lei anche qualcosa sul fatto che è uscita la perizia da parte della Mercafir, questi 22 milioni. Lei ha parlato di regali, domani si aspetta regali alla Befana, ma lei ha il carbone da distribuire nei confronti di qualcuno? No. Lasciamo stare, io voglio stare bene con tutta la politica qui, ok? Si devono ragionare queste cose, vediamo dove arriviamo, ok? Senta, che mercato sarà quello della Fiorentina? Molto importante. Devo parlare con i miei, no? C'è l'intenzione di fare qualche cosa. Sono qui 10 giorni, so un giorno alla volta, ok? Ora concentramento sulla squadra, ok? Queste che vuole la città, che voglio io, che vogliono tutti, e dopo con lo stadio, la situazione dello stadio si parlerà. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.